contro Modena e Civitanova contro l'Itas Trentino. Marco, in 4 giorni avete cambiato il vostro destino, perché poteva andare male, invece è andata meglio di così, non poteva andare, non è successo nulla. Finale di Champions League e semifinali del campionato, insomma. Esatto, una grandissima partita, perché si vedeva che mancava un po' l'energia dopo la grandissima partita di giovedì, dove anche con la testa eravamo un po', posso dire, tranquillamente cotti, però siamo stati sempre presenti dalla prima fino all'ultima palla, quindi un grande risultato, perché siamo entrati nelle prime 4 squadre in Italia, che per noi era sempre obiettivo dall'inizio della stagione, dalla prima partita praticamente. Adesso io voglio subito proiettarmi, perché non c'è neanche tempo, il 14 affronterete Civitanova, tra l'altro la partita sarà in diretta su Rai Sport alle 20:30. Come si ritrovano le forze? Perché voi adesso vi siete abituati a ritrovarle immediatamente su traguardi importanti. Sai che adesso c'è veramente da fare l'ulteriore salto di qualità. Sì, ma ormai noi per tutto l'anno che ci stiamo preparando per queste partite, playoff. Sapete tutti che è parte più bello dell'anno, più importante, e non c'è tanto tempo da recuperare energie, quindi magari adesso speriamo di giocare giovedì, come hai detto tu, di avere domani giorno libero, di magari un po' staccare la testa di pallavolo, perché le ultime 2 settimane erano veramente toste per noi, e preparare meglio possibile per le partite contro il Civitanova. Ti faccio solo un resoconto di questa stagione. 3 giocatori senatori di questa squadra: Marco Podrascianen, Lisinas e Mattei Kasinski. Tutti giovani che sono problemi per voi quando giocherete in nazionale contro, però questa è la vostra Trento. Tutti che ormai sono diventati giovani grazie a questo bel gruppo dei tanti giovani, no? Dai, prima di tutto salutiamo anche Luca Lisinas, che sta con Strečko lì in mezzocampo, sicuramente un futuro pallavolista. E niente, come ho detto prima, una grande stagione che sinceramente io personalmente non mi aspettavo, però per adesso sta andando tutto come una favola, e vogliamo ancora continuare a sognare. L'ultima battuta te la faccio prima di dare la parola a Andrea. Civitanova è stata la tua casa per tanti anni. Che Civitanova vedi, che gara ti aspetti, perché sarà comunque una semifinale probabilmente molto lunga? Secondo me loro sono cresciuti tanto l'ultimo periodo, da quando hanno recuperato 2 o 3 giocatori importanti, soprattutto sto dicendo a Ivan e a Osmani, che stava per tanto tempo fuori, quindi sicuramente l'ultimo periodo hanno dimostrato che è una squadra sempre da battere, di altissimo livello, quindi come ho detto prima, adesso l'obiettivo più importante abbiamo raggiunto, quindi non ce l'abbiamo niente di perdere, andiamo a mettere tutto in campo adesso. L'ultima battuta per Andrea. 2 cose veloci, goditi la giornata di riposo, perché ti vedo su Instagram, per cui ti diverti veramente a vedere il lago di Garda, le bellezze di questa splendida Italia, perché sei un punto di riferimento al centro per Sbertoli. Penso che Sbertoli abbia veramente fatto un salto di qualità grazie anche a voi centrali molto importanti serbi, che siete al suo servizio. Sì. Quindi in previsione dello scontro contro Civitanova, avrai un palleggiatore diverso rispetto a Brizard. Sì, ma sono d'accordo. Comunque Ricky oggi ha fatto una delle più belle partite di tutto l'anno. Veramente è stato il nostro punto di riferimento oggi. Se lui non giocava così, non penso che chiudeva 3-0 per noi, perché oggi abbiamo giocato con una grande squadra. Quindi, come ho detto prima, Luciano lo conosciamo bene, è uno dei più forti dell'ultimo, non solo di l'ultimo periodo, anche sempre secondo me la storia di pallavolo, ragazzo fuori classe, quindi andiamo giovedì lì e provare sempre a ripetere questo grande pallavolo come abbiamo giocato ultimi paio di giorni qua. Da posto 2 su Zaitsev, ditemi, la parallela in mezzo al muro o la diagonale? No, non ti posso dire, è un segreto. No, dai, diagonale. No, vediamo giovedì. Non lo dire. Ciao Marco, ciao, bravi. Ciao Marco. Daniele Lavia, eccolo qua. Va. Questo ragazzo che ci raggiunge. Eccolo qua, Danielino Lavia, buonasera Daniele. Bravo. Insomma, Dani. Non dico che qualcuno si aspettava una Trento diversa, però in pochi giorni, concentrazione, quella che ha chiesto Angelo Lorenzetti, e avete buttato giù il sogno di Piacenza, il sogno vostro faceva avanti. Siamo stati sempre sul pezzo, nonostante la difficoltà fisica che era tanta, perché dopo una partita come quella di giovedì con Perugia, in quella intensità 6-7, non era facile tornare in palestra e provare a fare un'impresa, perché comunque passare il turno non è scontato, contro una squadra del genere non è scontato, loro ci hanno messo in difficoltà, noi siamo stati bravi a stare lì sul pezzo e reagire anche nei momenti di difficoltà, perché non è andata tutta liscio, siamo stati bravi a non mollare. Ecco.
Senta, all'inizio dell'anno tu non avresti mai pensato a una stagione così, oppure c'era un pensiero, un sentore, soprattutto dopo l'Europeo? No, io l'avevo pensato bravo, ovviamente bravo. Non a questi livelli, arrivare in finale di Champions e fare tutte queste finali, sperando di arrivare anche in finale dello Scudetto, ci proveremo ovviamente, non è scontato. Io sapevo del potenziale della squadra, sapevo che potevamo far bene, anche in parecchie interviste all'inizio dell'anno lo dissi, quindi sono contento. Bravo, l'ultima battuta la faccio per darti la linea ad Andrea su Civitanova. È una finale comunque importante, sono i campioni d'Italia, hanno ritrovato i loro campioni. Sì, quando si arriva a questi livelli i becchi sono delle squadre attrezzate, delle squadre che puntano a vincere, delle squadre che Civitanova soprattutto ha avuto dei momenti di difficoltà per tutto l'anno e nel momento più importante della stagione ha ritrovato tutti quanti, è rientrato uno Osmani da forma. Mamma mia. Non so come faccio dopo 4 mesi di stop, è veramente incredibile. Quindi noi ci proviamo come in tutte le partite, ci mettiamo il nostro, pensiamo alla nostra metà campo e vediamo poi alla fine chi passerà. Andrea, per chiudere. Il principio d'Archimede dei vasi comunicanti è perfetto perché c'è una buona comunicazione tra 3 schiacciatori. Quando ovviamente c'è il calo da parte tua nel secondo set, c'è immediatamente Micheletto che si va a bilanciare con la certezza di avere comunque Matej Kaczyński come faro traente. Bravi, perché avete uno spirito di squadra e nel campo che ha decretato la vostra crescita, ovviamente con la ciliegina sulla torta che abbiamo visto in 2 partite spettacolari, le migliori della storia della pallavolo italiana. Ma ora giustamente c'è Piacenza che attacca le scarpe al chiodo ed entra Civitanova. Chi avrai davanti? Chi vorresti avere davanti per 2 rotazioni da murare? Ah, da murare? Certo! Capito, oggi sei divertito a murare che tieni super... Vabbè, non si può dire, insomma, dai. Allora, va bene, facciamo... Chi non vorresti avere davanti? E nemmeno quello si può e dire. Quindi sei pronto, dai, diciamo, e motivato. Sono prontissimo, bravo, però questo volevo diciamo sapere. Che quest'estate ho avuto parecchie difficoltà con Osmani. Quindi, ma lo conosci bene! E credo che ce l'hanno tanti. Vabbè. Però, appunto, siamo lì. Ci proviamo. Ok, Daniele, bravo. Bravo Daniele, brava Trento. Allora, noi vi ricordiamo, si parte dal 14, saremo a Civitanova.